Ciao a tutti, io sono Lorenzo e benvenuti nel terzo episodio di Diario di un futuro doppiatore. La nuova notizia di questo episodio è la prima volta che ho doppiato un cartone animato. Tutti quanti quelli lì che vogliono adempiere il loro sogno di diventare doppiatore o anche solamente in curiosità, si chiedono: è più difficile doppiare i cartoni animati o i film? Secondo me dipende dalla persona. Io non mi sono molto trovato a mio agio con i cartoni animati, anche se prima di farlo ne andavo matto e dicevo: cazzo, io voglio doppiare i cartoni animati. Però invece provandolo mi sono trovato davanti, non dico una delusione, ma delle cose che non mi aspettavo. Allora, a parte che naturalmente il mio primo incontro con i cartoni animati è stato molto più traumatico di un doppiatore vero e proprio che doppia un cartone animato, perché... Allora, facciamo che un 90% dei cartoni animati che si fanno sono per bambini. Questo vuol dire di solito che hanno un quoziente intellettivo della puntata che è più o meno zero. Quindi diciamo che sono molto semplici, stupidi a volte, pieni di urli e battute squallide e cose del genere. E a lungo andare, secondo me, potrebbe portare un fastidio. E questo l'ho provato perché noi facciamo doppiaggio come un turno di doppiaggio. Quindi quando ci insegnano doppiaggio a scuola, alla Voice Art, noi facciamo 3 ore dentro la sala, esattamente come un turno di doppiaggio, perché un turno di doppiaggio sono 3 ore. E però in un turno di doppiaggio da 3 ore è quasi sempre una cosa da affrontare da soli, se si è un doppiatore professionista pagato, mentre nella scuola si è in 10 lì dentro. E quando tu hai fatto la tua faccina così e poi, dopo aver urlato e detto minchiate a palla, ti metti a sede, ti senti che hai dato la tua parte, insomma, no? Tutti quanti pensano che sia una cazzata doppiare. Non è così, non è assolutamente così. Io sono un fanatico di sport, mi piace molto andare in palestra e tutto quanto, e vi posso dire che molte volte un'ora di doppiaggio equivale anche a un'ora di andare in palestra, perché per davvero è molto faticoso. Si deve stare in piedi, immobili, davanti a un leggio e dare il meglio di sé, buttando fuori tutto il fiato che hai, tutto quello di cui hai bisogno per buttare fuori quello che ti serve in quel momento. E questo dà uno sforzo immane. Quello che intendevo dire prima, comunque, è che voi immaginate di stare dentro a una classe di 10 persone, 3 ore di doppiaggio, dove dovete fare questa vocina urlando, e in più, quando avete finito, vi mettete a sede e dovrete risentire quella vocina stridula, urlante, dicendo cazzate per altre 9 volte, perché poi neanche ci sarà un momento di pausa, ma ritoccherà a voi e dovrete ridoppiare quel cartone animato e rifare questa vocina. E quindi alla fine sentirete questa vocina nella vostra testa per 3 ore. Yeah! Non è fantastico? No, non è fantastico, perché uscite da lì che avete una capoccia tanta, vi volete sparare e cominciate ad odiare i cartoni animati. Questo è quello che intendo. Poi vabbè, naturalmente quello che intendevo io è che un doppiatore professionista è da solo in quel turno e quindi non dovrà sentire gli altri che urlano dentro le sue orecchie. Però capite che, insomma, non è una cosa molto, non dico piacevole, ma è una cosa molto stancante, veramente tanto, sì. E niente, la risposta a se è più difficile doppiare un cartone animato o un film, non lo so. Non lo so, dipende dai punti di vista. Dipende da se te, piccolo doppiatore, che stai facendo il mio stesso percorso, ti piace di più caratterizzare oppure no. Oppure se ti piace di più, non lo so, vedere appunto una faccia vera, perché magari pensi che riesca a trasmettere molte più emozioni e quindi riesci a capirle meglio e quindi ti trovi meglio magari con i film, ma oppure no. Oppure magari pensi che, ah, i film no, sono troppo complicati, quindi sono troppo complicati, vedi dalla dizione, mannaggia. E quindi pensate, no, meglio i cartoni perché sono più semplici e so che ci saranno quelle 2-3 emozioni ripetute a palla, perché di solito è così,
dipende che cartoni naturalmente, metto le mani avanti, perché se dovete doppiare Peppa Pig sono quelle le emozioni, non cambiano, cioè ed è sempre felice, è sempre, non cambia mai, non c'è niente di chissà che cambiamento di trama o che fa cagare. Vabbè, insomma, invece se vi vedete magari, che ne so, un cartone molto più complicato tipo i Simpson, che sono per, diciamo, un pubblico un po' più adulto, allora lì troverete delle emozioni che cambiano, ricambiano, ricambiano. Detto questo, io non so come classificare questa mia esperienza con i cartoni animati, ma è stata una nuova esperienza e da questo si può solo che imparare. Quindi sono felice così di aver provato questa cosa, di essermi tolto finalmente un dubbio, perché me lo stavo mangiando questo dubbio, cioè stavo lì da quando ho iniziato la scuola a dire voglio fare un cartone animato, voglio fare un cartone animato, voglio fare un cartone animato, a buttarmi lì a palla. In più un'altra cosa che ho riscoperto da poco, perché mi ero lasciato un po' andare avendo molte cose da fare, ho avuto uno spettacolo l'altro giorno, ho avuto insomma da recuperare delle materie a scuola prima che mamma mia, non vedo l'ora di andarmene. E questa cosa sono gli scioglilingua, cosa con cui mi ero fissato prima di entrare a scuola, mi ero messo a buttarmi giù proprio là così, perché aiutano un botto a articolare la maschera facciale, che è i muscoli del viso praticamente. Sono i muscoli del viso che ci fanno parlare correttamente alla fine, perché se non si articola, si va solamente che a impappinare tutto quanto, a parlare tutto quanto così, e poi alla fine non si capisce niente. E quindi è meglio, direi, articolare. In più ho avuto anche, vabbè, dei problemi di essere corto sulle battute, ma quello penso sia dato al trauma che avevo avuto dal cartone animato. Cioè, non ho passato tutte e tre le ore a fare il cartone animato, ma ho passato anche buona parte dopo a doppiare un film ungherese. E stavo lì e non capivo proprio più un cazzo, perché quel cartone animato mi aveva distrutto, ero lì che sbadigliavo, che non riuscivo a fare niente. Voi ci scherzate, ma mamma mia, è veramente un lavorone. La gente che pensa che i doppiatori non fanno un cazzo dalla mattina alla sera e vengono pagati tanto, non capisce niente. Questo capitolo anche voi prima di iniziare a studiare doppiaggio, che il doppiatore non è una cazzata, non è una cosa che ti viene data, che ti viene concessa, è una cosa che ti devi prendere, è una cosa che devi combattere per averla e dovrai continuare a combattere per tenertela, perché è veramente bello, bello, ma anche molto impegnativo e molto difficile. Ed è proprio questo il bello, secondo me, delle cose, che quando arriverai a sbloccare il tuo achievement, plim plim, sei diventato doppiatore, allora lì avrai platinato il gioco e mamma mia, sarai felice. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio per aver visto il mio video, spero che questo percorso piano piano raccontato da me della mia storia vi piaccia. Lasciate like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, attivate quella cazzo di campanella che ogni volta devo sempre mettere la storia su Instagram, se no la gente non se ne accorge perché non attivate la campanella. Invece poi appena metto la storia su Instagram vedo il putiferio che arriva su YouTube. Non va bene. Attivate quella campanella, Cristo. E va bene. Ci vediamo al prossimo video e ci vediamo alla prossima. In più, un'altra cosa che... Ah, ecco, questa era pure un'altra cosa che dovevo togliere. Mamma mia. Vabbè, comunque guardate anche gli altri video, eh.